Ritorna a Napoli l'Italia dei Valori, ritorna in piazza con il suo segretario nazionale Ignazio Messina, con i tanti temi politici importanti per la città, ma anche e soprattutto con i temi sociali, imprescindibili, come il gioco d'azzardo, per i quali il partito fondato da Antonio Di Pietro ha le idee ben chiare. Il segretario Messina ha incontrato la stampa al Gran Caffè Cambrinus. Abolire il gioco d'azzardo, abolire una piaga del nostro paese. In Italia 400.000 slot machine a fronte delle 20.000 della Francia e nessuna in Inghilterra. Uno Stato civile, lo Stato non fa il biscazziere prendendo alla gente che ha di meno dalle tasche. Un gioco che è un gioco della disperazione, non un gioco del divertimento, si gioca nelle zone più depresse del paese. Il nostro sud vede le percentuali più alte del gioco e non mi risulta che ci siano i più ricchi del paese al sud. La dimostrazione è che la gente prova a giocarsi tutto per tentare di cambiare vita. Noi riteniamo che sia una piaga che vada tolta, che sia una piaga che poi finanzia anche la criminalità organizzata, ed è per questo motivo che stiamo raccogliendo le firme per poter fare una legge che abolisca totalmente, basta slot, basta tutte quelle macchine, quelle apparecchiature che sono strumento di disperazione per moltissimi cittadini. I dati sono eloquenti, 800.000 persone oggi sono dipendenti dal gioco a fronte delle 500.000 dipendenti da stupefacenti, a dimostrazione che sono numeri enormi, e 2 milioni a rischio. Questi sono i dati. Italia dei Valori, al fianco dei cittadini, vuole una volta per tutte abrogare questo scempio. Io mi incontro col sindaco per ricordare positivamente al sindaco che il sindaco eletto dall'Italia dei Valori, che l'Italia dei Valori è il partito di maggioranza all'interno del Palazzo Comunale di Napoli e che quindi Italia dei Valori vuole essere un interlocutore qualificato nell'azione di governo del sindaco De Magistris.